Si chiama ASAP, è un progetto europeo guidato dall'ISPRA per proteggerci dalle invasioni aliene. E non stiamo parlando di marziani. Per specie aliene intendiamo animali o piante che noi umani trasportiamo da un capo all'altro del mondo, introducendoli in ecosistemi che non sono i loro. Questa è una minaccia per la biodiversità, uno dei principali fattori di perdita di biodiversità al mondo. Colpisce anche la nostra salute, come nel caso della zanzara tigre che porta diversi virus, e anche la nostra economia. Pensiamo alla cimice asiatica che sta provocando danni gravissimi all'agricoltura in Nord Italia. Arrivano in molti modi, per esempio con le navi portacontainer viaggiano a volte accidentalmente insetti che possono avere effetti sui nostri ambienti, e a volte li portiamo intenzionalmente come animali da compagnia che poi sfuggono dalle nostre case. È presto per capire come il lockdown abbia potuto incidere sul fenomeno delle specie invasive. È probabile che sia un po' calato l'arrivo perché si sono ridotti i commerci e i trasporti. D'altro canto è anche possibile che la riduzione dell'attività di contrasto abbia permesso ad alcune popolazioni di queste specie di aumentare. Stiamo raccogliendo i dati per capire come il fenomeno è mutato in questi ultimi mesi. Per prevenire, per ridurre gli impatti delle specie aliene, è importante che tutti adottiamo comportamenti più attenti e più responsabili, evitando di trasportare animali, piante, semi da un capo all'altro del mondo e stando anche attenti ai nostri bagagli, ai beni che trasportiamo, per ridurre gli arrivi accidentali. Quindi quando torniamo dai viaggi, attenzione a quello che portiamo a casa.